Io sempre di speranza, perché da nonna non posso che dare un parlamento di speranza per i miei nipoti veri e quelli ideali e i ragazzi che sono fantastici nel mondo. Io spero di essere una donna di pace, di non fomentare l'odio. Se volessi fomentare l'odio non avrei portato in Senato una proposta di commissione che si chiama Hate Speech, contro l'odio. Per cui sarebbe un'antitesi fomentare l'odio e predicare invece contro l'odio. Sono molto onorato per questo compito importante che il Movimento mi ha voluto dare. Ringrazio il Movimento per la fiducia che mi riconosce con questo ruolo, dandomi questo ruolo importantissimo, e ringrazio Luigi Di Maio per come ha portato avanti il ruolo di capodelegazione all'interno del governo. Posso dire soltanto, ci sarà tempo per poi parlare di singoli temi. Intanto stasera mi piace dire che sarò la voce del Movimento 5 Stelle all'interno del governo. Grazie a tutti. Molto soddisfatto. Alfonso è una persona veramente di spessore, equilibrato e determinato, lo conosco da tanto tempo, abbiamo fatto un grande percorso insieme e quindi sarà un ottimo del Consiglio dei Ministri. Grazie. Seguirà Conte nell'idea di un fronte progressista? Scusate. Ma è evidente che il Movimento 5 Stelle ha attraversato un momento di crisi, ma è anche abbastanza evidente che quando si cade, se volete, ci si rialza e si può essere... Ma possono essere tanti. In ogni caso, comunque, io penso che tante delle misure che abbiamo fatte, buone, perché le abbiamo portate a casa tanta parte del nostro programma, probabilmente dobbiamo comunicare meglio tutto quello che facciamo e ci proveremo. Io in prima persona lo farò sicuramente sull'istruzione, a partire da tutte le cose che porterò a casa nei prossimi mesi. Ma il rischio è di non riconoscere gli errori che sono stati fatti in passato e quindi l'obbligo è fare una corretta analisi di quello che è successo e rifondare il movimento. Rifondarlo vuol dire tornare ai valori che l'hanno originato tanti anni fa e però portare avanti una serie di provvedimenti dalla parte dei cittadini.